Buongiorno Giancarlo e bentrovato per il nostro consueto appuntamento. Ci siamo lasciati affrontando una sorta di excursus delineando un quadro di stretta macroeconomia, quindi delineando un po' la situazione dell'economia italiana nel corso dell'anno 2023, quindi tracciando un po' gli ultimi mesi del governo Meloni e conseguentemente anche del quadro economico nostrano. E ora vorrei affrontare con te il tema DEF e le ultime dichiarazioni del ministro Giorgetti, perché in Consiglio dei Ministri è arrivato l'ok al documento di economia e finanza, l'ultimo prima della revisione delle regole di governance economica. E Giorgetti ha appunto promesso un nuovo taglio alle spese, promette nuovi tagli di spesa che sono un po' da definire, da chiarire. Quindi ecco, con questa breve introduzione io vorrei in primis sapere cosa pensi di queste ultime dichiarazioni, di questo via libera, come commenti appunto il via libera del Consiglio dei Ministri al DEF. Beh, innanzitutto la novità, per la prima volta abbiamo il DEF, cioè il documento di economia e finanza, in anticipo rispetto alla scadenza. Normalmente eravamo abituati ad avere proprio solo alla fine, all'ultimo giorno questi dati qua. Giorgetti quest'anno ha voluto anticipare il tutto. E addirittura prima del 10 di aprile, appunto. Allora, innanzitutto diciamo i dati principali, perché chiaramente il documento di economia e finanza è un documento corposo, ma insomma, alla fin dei conti, quello che tutti vanno a vedere sono le previsioni sul PIL, le previsioni sul deficit e le previsioni sul debito. Alla fine è questo quello che conta. Allora, diciamo subito che non ci sono state sorprese, ma in questo caso le sorprese sono sempre ben difficili, quindi è veramente la normalità che non ci siano sorprese, perché il dato che viene comunicato viene comunicato dopo che oramai è stato fatto girare un po' per appunto il web, per capire anche come rispondono altri importanti, naturalmente, come posso dire, istituzioni, no? Noi abbiamo visto appunto la Commissione europea che ha dato la sua previsione 0,7, l'Istat ha dato la sua previsione 0,7, sto parlando ovviamente del PIL, il governo, viva Dio, deve fare qualche cosa di più perché è chiaro che deve essere un po' più ottimista, quindi aveva già Giorgetti fatto così girare questo 1% e l'1% è stato. Per quanto riguarda il deficit, più o meno stessa cosa. Si sapeva, Giorgetti l'aveva anche anticipato, che sarebbe stato sopra il 3%, il famoso 3% dei limiti di Maastricht. È risultato un 4,3%, anche questo dato qua perfettamente coincidente con le previsioni. Adesso però parliamo del deficit. Ultima cosa, il debito 137,8, qualche cosina di più, quindi in peggiorativo, diciamo, rispetto a quello prima. Perché bisogna parlare del deficit? Bisogna parlare del deficit perché sarà il dato sul quale con ogni probabilità ci arriverà dall'Europa, non dico una strigliata, non dico una tiratina d'orecchi, ma insomma, perché superiamo questo 3%, cioè l'anno scorso, intendo dire il 2023, abbiamo chiuso con un deficit del 7,2%. È stato abbastanza mascherato questo 7,2%,
Perché a causa dell'inflazione, ricorderai Asia, ne abbiamo parlato in un precedente video, a causa dell'inflazione però il rapporto debito su PIL era diminuito, di conseguenza non aveva fatto molto scalpore questo 7,2%. Oggi che l'inflazione non c'è più o comunque entro limiti accettabili, e quindi questo deficit invece diventa un dato molto importante, perché anche il debito, come abbiamo visto, aumenta. Questo 4,3% ci farà senz'altro avere una letterina da Bruxelles, insomma, ma questo rientra nella normalità, cioè obiettivamente Bruxelles non può fare altro, cioè sono stati firmati degli accordi. Gli accordi prevedono appunto un 3% di debito e un 60% di PIL, di debito su PIL, scusate, un 3% di deficit e un 60% di debito su PIL. È chiaro che in questi anni il nostro debito è schizzato all'insù. E quindi non potevano farci passare anche un deficit sopra il 3%. Quindi aspettiamoci questa lettera da Bruxelles. Ovviamente se l'aspetta anche Giorgetti, il quale saprà anche cosa rispondere. Insomma, oltretutto non siamo i soli a trovarci nella stessa situazione. Quindi per riassumere, diciamo, questo intervento sul DEF è un documento di economia e finanza largamente previsto, ci porterà appunto, all'inflazione, diciamo, dei dati e delle percentuali che sappiamo già perché sono stati fissati addirittura nel 1999, quindi li conoscevamo già. Non c'è, diciamo, non ci sono sorprese, ecco, questa è la questione. Naturalmente stiamo a vedere se queste previsioni poi si realizzeranno, questo è ovvio. E alla luce di queste tue considerazioni, io mi faccio un po' portavoce del sentimento popolare. Diciamo, il grande pubblico, una buona fetta degli italiani, si è concentrata su delle dichiarazioni di Giorgetti. Te le ho anticipate nell'introduzione, insomma, quando l'italiano sente parlare di tagli alle spese, insomma, in qualche modo. La curiosità, l'interesse aumenta e vorrebbe sapere qualcosa di più nel concreto di cosa si potrebbe trattare. Giustamente lo sottolineavi, Giorgetti con anticipo ha evidenziato questi numeri e le promesse sono state evidentemente confermate, i numeri sono stati verificati, accertati e confermati a loro volta. Però ecco, quando si parla di tagli di spesa, a cosa ci si riferisce? Cosa effettivamente dovremmo aspettarci? Pensi che nel breve termine dei tagli alle spese siano effettivamente realizzabili? Ma guarda Asia, direi di no, nel senso di rispondere alla tua domanda. Cioè nel breve periodo non succederà nulla, ma semplicemente perché Giorgetti si terrà questa carta da giocare quando gli arriverà, come ho detto prima, la procedura di infrazione. È lì il momento nel quale ovviamente uno Stato deve rispondere alla Commissione europea. Cioè la Commissione europea, ripeto, automaticamente apre una procedura di infrazione, lo Stato ha 2 mesi di tempo per rispondere, per la verità potrebbe anche non rispondere, ma poi gli arriva un sollecito, insomma. Comunque, insomma, possiamo portare avanti un po' questo dato, però prima o poi dobbiamo rispondere alla Commissione europea. E come risponderemo? È chiaro che se noi abbiamo detto facciamo un deficit superiore e loro ci dicono devi fare un deficit più basso, dovremmo dire o che tagliamo le spese o che aumentiamo le tasse, ma
C'è, ed è questo secondo me che va sottolineato e che con ogni probabilità Giorgetti ha in mente di fare, c'è la terza via, cioè quella di le famose o famigerate dismissioni, il che vuol dire insomma svendere o vendere bene poi qualche cosa dello Stato. Tra l'altro Giorgetti in un'altra situazione però aveva detto che un taglio drastico, comunque abbastanza, del debito pubblico può avvenire solo con forti dismissioni. Forti dismissioni vuol dire probabilmente vedere l'aspetto immobiliare, cioè lo Stato è padrone di tanti immobili, quindi vendere gli immobili pubblici non sarà facile, naturalmente, eccetera. Oppure ha ancora può mettere ancora sul mercato qualche percentuale di aziende che ormai non sono più pubbliche, ma che lo Stato ha una sua partecipazione, e qui naturalmente torna alla mente di tutti Eni, per fare un esempio, ma non è la sola. Quindi probabilmente andrà così, cioè riceveremo una procedura di infrazione dalla Commissione europea, risponderemo che cerchiamo di diminuire il deficit attraverso qualche taglio alla spesa, inevitabile, e soprattutto o in particolare appunto delle entrate dovute a dismissioni di partecipazioni pubbliche. Quindi ritengo che alla fine questo sia diciamo, quello che potrà succedere nei prossimi mesi, ma nell'immediato non succede nulla, insomma, però nei prossimi mesi per forza dovrà esserci qualche novità, insomma. Beh, direi che a fronte delle spese che continuano a salire, i rincari che si continuano a registrare, aspettare qualche mese può anche andare bene, insomma, si può pazientare se poi i risultati si vedono. Comprensibilmente è inevitabile che per vedere dei risultati debba trascorrere un lasso di tempo, nell'immediato è complesso, ecco, è piuttosto irrealizzabile, però ci tenevo insomma a sottolineare questo aspetto, perché insomma sicuramente in queste parole di Giorgetti risiede poi la speranza, l'auspicio di molti, e quindi ero curiosa di avere un tuo commento a riguardo. E sempre per riprendere le considerazioni del ministro, lui ha sottolineato un altro aspetto, parlo del superbonus, che è un tema alquanto divisivo. Lui ha chiaramente detto che il debito sale per il peso del superbonus. Ecco, sei d'accordo? Che ruolo gioca oggi il superbonus nell'economia italiana? Guarda, Asia, ti rispondo subito sul superbonus, ma il tuo intervento mi ha anche così, portato alla mente una cosa nei riguardi della domanda precedente. Avete visto, diciamo, che io ho parlato di tagli alle spese, di dismissioni, non ho parlato dell'altra possibilità, cioè l'aumento delle entrate. Ma non ne ho parlato perché è molto probabile che Giorgetti, anche per questioni di carattere politico, non voglia aumentare le entrate, il che vorrebbe dire naturalmente aumentare il fisco, insomma, le entrate fiscali. Quindi ecco, concludo così l'intervento precedente. Cioè, non ho parlato di maggiori entrate perché ritengo che Giorgetti non abbia alcuna intenzione di aumentare la pressione fiscale. Per quanto dice sul superbonus, purtroppo dico purtroppo, ma devo anche qua essere d'accordo col ministro Giorgetti, cioè obiettivamente, io l'avevo detto anche in tempi non sospetti, questo superbonus ci sarebbe costato un occhio della testa e voglio dire, gli ultimi dati che sono stati diramati lo confermano.
Quindi chiaramente oramai adesso si è messa anche una toppa. L'ultima cosa che ha fatto il governo, diciamo che ha chiuso per il futuro, però ci sono tutte le cose pregresse. Insomma, è stata un'iniziativa sbagliata in tutti i sensi. L'errore, secondo me, più macroscopico è fare un bonus del 110%, perché non si può immaginare un bonus superiore al totale. Chiaramente, Movimento 5 Stelle si vantava che in questa maniera si creava moneta supplementare, perché effettivamente se superiamo il 100%, ma voglio dire, la moneta supplementare creata era una moneta senza valore. Cioè, se io do il 100%, che è già un'assurdità, chiariamo, perché io poi sono pure contrario ai bonus, figuratevi se... Ma comunque, se io do fino al 100% di bonus, comunque sto pagando tutto un lavoro. Se io sto dando il 110%, oltre a pagare il lavoro, che cosa faccio? Emetto carta straccia, cioè quel 10% in più non ha valore. Di conseguenza, questo è un altro aspetto, no? Quindi, tra l'altro, nella nostra inflazione, chiaramente un'inflazione derivante da altre cose, non proprio dal superbonus, ma qualche cosa anche il superbonus cioè, ha avuto un suo peso, anche se naturalmente il peso più gravoso del superbonus è proprio per le finanze pubbliche. Ricordiamo che il superbonus nato nel governo Conte, non è Conte 2, per la precisione, quindi il governo Conte formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. E poi dopo, purtroppo, perché secondo me bisognava avere più coraggio, purtroppo è stato prorogato. Se fosse stato bloccato subito, il danno sarebbe stato inferiore. Invece così ci siamo ritrovati un danno, io ritengo gigantesco, perché era partito da 50 miliardi, adesso non si sa più se è tra i 150 e i 200 miliardi, cioè una cifra enorme, veramente ciclopica, non so come definirla. Quindi obiettivamente questo pesa sui conti pubblici, così come pesa, ecco, così anche concludo l'intervento, così come pesa naturalmente l'aumento dei tassi di interesse, perché l'aumento in questi ultimi 4 anni del nostro debito pubblico, aumento estremamente consistente del nostro debito pubblico, assieme all'aumento dei tassi di interesse, porta a una spesa appunto per pagare gli interessi sul debito pubblico, che è aumentata enormemente. Già il fatto che in qualche modo non dovremo registrare un aumento della pressione fiscale direi che è una bella notizia, ma senz'altro, insomma, risentire ancora degli effetti del superbonus è inevitabilmente un peso particolarmente gravoso e sono tanti gli italiani che effettivamente tuttora devono fare i conti. E quindi ecco, per concludere, alla luce di queste osservazioni, io volevo chiederti, insomma, dopo aver giudicato un po' il DEF, come giudichi più nello specifico l'operato di Giorgetti? Perché in questo modo un po' riusciamo anche a tirare le fila di quanto fatto dall'insediamento del governo Meloni ad oggi.
Volevo sapere anche tue previsioni, per quanto possano essere ipotetiche, comprensibilmente, per il futuro. Perché? Perché Giorgetti, nel suo ultimo intervento, nel Consiglio dei Ministri, ha snocciolato date, ha parlato di cuneo fiscale nel 2025, ha parlato, insomma, di scadenze nel 2026, per cui parla già di un domani. E quindi, ecco, volevo chiederti cosa ne pensi tu? Quali possono essere gli andamenti della situazione economica italiana nei prossimi anni? Insomma, proviamo a spingerci un po' oltre. Ma guarda, soprattutto in Italia è difficile parlare del futuro, no? Noi, mi ricordo proprio poco tempo fa di aver visto una cosa, cioè da quando è nato l'euro, cioè 1999, in Italia, se non mi sbaglio, abbiamo avuto 11 maggioranze diverse, cioè governi diversi, eccetera, così. In Germania due, cioè c'è stata la Merkel e poi adesso Scholz, insomma. Quindi la cosa è per fare previsioni sull'Italia è sempre un po' complicato. Però ecco, anche la questione di Giorgetti per la verità, perché naturalmente adesso così parliamo un po' a ruota libera, Asia, non ci mette la mano sul fuoco, ma in certi ambienti si parla addirittura di una sostituzione dello stesso Giorgetti. In effetti, la differenza di voti tra Fratelli d'Italia e la Lega è una differenza sensibile. Fratelli d'Italia, almeno nei sondaggi, continua ad avere un certo gradimento, la Lega invece è in difficoltà. Di conseguenza sembra che, insomma, Fratelli d'Italia voglia avere anche il Ministero dell'Economia. Già stabilito chi sarebbe, cioè l'attuale vice di Giorgetti, che appunto è di Fratelli d'Italia. Quindi questo è, naturalmente lo vedremo, non è detto. Per quanto riguarda l'operato di Giorgetti, io dico che aveva quasi una via obbligata, cioè non poteva fare in maniera diversa, cioè non poteva né commettere gli errori precedenti perché erano talmente macroscopici che non si potevano commettere roba, ma neanche aveva la possibilità di fare granché perché appunto le disponibilità sono quelle che sono. Per quanto riguarda poi l'ultima cosa, secondo me potrebbe essere importante l'esito delle elezioni europee, perché dall'esito delle elezioni europee nascerà ovviamente una nuova Commissione europea, magari sempre guidata dalla von der Leyen, ma senz'altro il Parlamento europeo sarà molto diverso da quello attuale e appunto magari in quel caso Giorgetti potrebbe anche avere a livello europeo un incarico importante. Stiamo a vedere, insomma. Comunque questo sul futuro dell'Italia è sempre un po' difficile. Diciamo che se nel 2023 la nostra economia era andata leggermente meglio della media dei paesi euro, per il 2024 e anche per il 2025 invece le previsioni è che vada leggermente peggio. Vabbè, stiamo a vedere. Comunque, ecco, grandi novità non me le aspetto. Però, appunto, le elezioni europee saranno un appuntamento più che importante, direi determinante. Sì, sicuramente mi trovo in pieno accordo perché le elezioni europee saranno senz'altro un po' uno spartiacque in questo senso, potranno rivelarsi piuttosto chiarificatrici e talvolta rinnovare, rivoluzionare un asset costituito. E concordo anche nel sottolineare che il nostro paese, conseguentemente noi italiani, siamo abituati a cambiamenti piuttosto repentini, per cui
Comprendo non fosse una domanda particolarmente semplice, nel senso che trarre delle conclusioni il più possibile certe è piuttosto difficile, proprio perché le situazioni cambiano così velocemente, per cui effettivamente fare delle previsioni a lungo termine è piuttosto impossibile, però ero interessata a sapere cosa ne pensassi, proprio perché insomma, quando si parla di economia, un po' tutti siamo curiosi di sapere quali ricadute la situazione italiana può avere poi sui singoli, perché insomma, quando si parla di spese, di tasse, di debito, di PIL, poi gli effetti li si toccano con mano nella vita di tutti i giorni. Io, come sempre, Giancarlo, ti ringrazio per i tuoi interventi interessantissimi, dettagliati, perfetti per delineare un quadro, in questo caso economico, ma anche politico del nostro paese. Ti do quindi appuntamento al nostro prossimo incontro e ti ringrazio nuovamente. Sono io a ringraziarti, Asia, e come sempre un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.